siamo davvero contenti che ci abbia raggiunto. Andrea Lucisano, gli lascio la parola, prezioso, perché il suo messaggio molto chiaramente arriva ai bambini come un messaggio di pace. Grazie Andrea. La Volpe Sofia. Sono l'autore di una serie di animazioni che si chiamano La Volpe Sofia e anni fa ho realizzato una favola, canzone, che si chiama Il Carro Amato, che è molto conosciuta in Italia ed è stata inviata in tutte le scuole d'Italia e centinaia di migliaia di bambini dal Piemonte alla Calabria hanno fatto tantissimi disegni di questo carro amato che spara cuori e io l'ho pubblicata già 5 anni fa. I diritti sono anche depositati e l'artista che ha realizzato questo ha anche detto in un'intervista che lui si è ispirato a un'idea che non è sua e che l'ha presa in rete. Benissimo, sapete di chi è l'idea? L'idea l'ho inventata io. Ho creato una favola canzone che trovate in internet che si chiama Il Carro Amato. Però che cosa è successo? Che l'idea è stata travisata rispetto alla canzone che voi potete sentire in rete. Io ho scritto qualche riga così per dare delle parole sensate a questo momento e vorrei condividerle con voi. Siate vento, mai bandiere. L'amore unisce perché apre i mondi, sfonda i confini, travalica le frontiere. Come una farfalla libera che vola oltre il filo spinato, oltre i recinti e le recinzioni, candida e ingenua, perché figlia stellare di quel sentimento nobile ed alto che si chiama amore universale, in greco antico agape. Il sentimento che legherebbe tutti i popoli della terra se non ci fossero i demoni del sopruso, dell'affarismo vile a dividerli. Diavolo, come diceva Davide prima, è quella parola che dal greco significa ciò che divide, ciò che separa. La paura separa, l'odio separa, le bandiere dividono. Le bandiere sono la materializzazione di un qualcosa che partecipa al movimento libero del vento, ma che non è il vento. Il vento è libero di muoversi dove vuole e quando vuole, può soffiare in una direzione e poi in un'altra e non deve dare conto a nessuno. La bandiera, viceversa, si illude di partecipare alla libera vitalità del vento, ma non è libera, è anzi il simbolo di un territorio, ma la verità è una terra senza strade. La bandiera è dunque il simbolo di un territorio che ha precisi confini e barriere. La missione di uno spirito libero, di un ricercatore di verità dall'animo nobile, è quello di costruire ponti, di aiutare chi, per paura di essere depredato, si è rinchiuso in un recinto che per grande che sia è pur sempre una prigione. In poche parole, aiutare a liberarsi dai vincoli di schiavitù, da imposizioni date dai sistemi di potere. Chiudendoci le vostre porte, non ci chiuderete fuori. Chiudendoci le vostre porte, vi chiuderete dentro, recitava un tempo un guerriero sciamano. Sì, perché per portare armonia e pace dove c'è paura, egoismo, interesse personale e avidità, bisogna combattere. Ci si chiude dentro per paura, ci si libera grazie all'amore. Se dovessimo sintetizzare infatti in una sola immagine, in un solo bivio, tutte le scelte che l'umanità fa e che ha fatto durante la storia dell'essere umano su questo pianeta, possiamo arrivare a un'immagine del bivio in cui da una parte si va verso la paura e allora si alzano muri, si chiudono cancelli, si cancellano altri punti di vista e si piantano bandiere e dall'altra si percorre invece la via dell'amore, della condivisione, dove soffia libero il vento della rivoluzione, del cambiamento e della partecipazione democratica. Il carro amato che ho inventato non vuole andare in guerra, perché non vuole distruggere quello che altri con tanto amore hanno costruito, scuole, ospedali, strade, piazze. Non vuole andare in guerra perché lui non vuole essere armato, vuole essere amato. Questa è l'idea da cui lui ha preso spunto.
tutto per creare questa installazione, ma creando questa installazione senza raccontare la storia da cui proviene, la gente non comprende, rimangono le barriere che sono simboli che dividono, divisivi. Il problema è che l'artista, ispirandosi alla favola canzone e o ai disegni dei bambini di tutta Italia che ha trovato, come lui ha rilasciato in un'intervista in rete, i disegni che i bambini hanno fatto dopo aver ascoltato nelle classi la favola cantata che io ho scritto, ha trasformato l'idea mantenendo il nome e in fondo lo spirito e ha aggiunto simboli e bandiere che sono motivo di provocazione e da cui scaturiscono tensioni, liti e conflitti. In poche parole ha suscitato l'effetto opposto che io mi ero prefissato creando il carro amato, e quest'opera, forse il nome più appropriato sarebbe il carro odiato. Siate vento e non bandiere, perché c'è chi si illude di essere vento, ma è soltanto una bandiera. Grazie.